H04 2025. Questa è la nuova recensione che vi stiamo presentando da parte di Bullpadel, novità assoluta di quest'anno. Perché? Perché comunque, oltre alla forma a diamante, diciamo, dei sistemi rivoluzionari che compongono, tra virgolette, questo telaio. Perché rivoluzionari? Perché comunque utilizzano una tecnologia sui piatti tricarbon, quindi un intreccio in 3D delle fibre di carbonio ancora più sottili, e all'interno utilizza una gomma EVA multistrato. Quindi, rispetto alla pala del passato, anche della 2024, totalmente rivoluzionata. Lateralmente ha questi air power, come vedete, quindi per il taglio dell'aria, come al solito, le scanalature all'interno con un sistema di gomma che attraversa il manico, e l'esagor. Tutto questo per attutire un pochino le vibrazioni che arrivano dal telaio. Però, come vedete, anche shock out montati in modo tale, per attutire ancora di più le vibrazioni, montati in modo tale da non cambiare il bilanciamento della pala. Bilanciamento della pala che è a 27 cm. Quindi il peso di questa pala lo andiamo a verificare direttamente con la plastichina e senza plastichina, come utilizzo fare sempre io. Allora, 379 grammi che ci dice Bullpadel, naturalmente ci dice la bilancia, scusate. Bullpadel ci indica questa pala per 369 grammi. La andiamo a scartare facilmente, come avete visto, e la andiamo a pesare. 369 grammi. Evviva, evviva, perché perlomeno per questa volta Bullpadel ci hai preso, hai detto 369, 369 sono. Ottimo. Invece nelle passate e precedenti recensioni io ho naturalmente pesato le pale e il dichiarato era sempre diverso di 5, 6, 7 grammi rispetto a quello che era appunto messo sulla confezione. Andiamo a vedere come si comporta in campo la nuova pala di Paquito Navarro. Sto mettendo ancora un dato, ve lo dico fra poco, la tipologia di impatto. Fra pochi istanti vi dico la tipologia di impatto. Vamos! Allora, devo dire che come primo impatto nelle volée mi sembrava ho pensato dentro di me, ma che strano questo impatto. Però più andavo avanti nel colpire la palla e più usavo la dinamica, e mi ha dato non tante soddisfazioni, ma enorme soddisfazione. Che pala bellissima dalle volée, si merita il 10, totalmente il 10. Tagli strepitosi, davvero devo dire che quando vado a colpire la palla nella parte alta della racchetta mi dà la maggior soddisfazione. Mi sembrava un po' Paquito Navarro, mi sono sembrato un po' Paquito Navarro. Allora, andiamo a vedere gli altri colpi, e naturalmente dal colpo alto non posso che dare un voto molto alto. Strepitosa per la facilità con cui riesco a giocare i colpi basici. Ragazzi, la palla mi stava sempre molto bassa, anche facendo un po' di topspin. I tagli perfetti, davvero, se devo dire, una pala confortevole dove possono giocare un po' tutti quanti da fondo campo, meravigliosa. Però c'è un però che sul pallonetto, quando vado a decentrare la palla, il suo punto dolce, che mi sembrava momentaneamente migliorato rispetto a quella dell'altro anno, non è proprio così, ok? Sul pallonetto la H04 fa fatica, sul resto dei colpi è davvero eccezionale.
quando vado a fare l'uscita di parete bassa e sono anche sotto pressione, davvero meravigliosa la palla, perché che riesco a fare, dare un tocco, dare potenza, molto bene. E adesso dall'uscita di parete con il vetro bassa sono riuscito a capirla un pochino di più per fare il pallonetto, quindi un po' meglio, però confermo quello che ho detto nel passaggio precedente, che il pallonetto devo fare attenzione perché il suo punto dolce non è così ampio e quindi devo fare attenzione a prenderla molto molto bene al centro. Vamo! Penso che questa pala sia stata costruita proprio per Paquito Navarro ed era impossibile che io non avessi dato un voto veramente importante all'uscita di parete alta per la sua cucina. Quindi parliamo di un 10 e lode. Perché? Perché comunque mi fanno manovrare molto bene, prendo i tagli in maniera eccezionale e mi dà anche un'ottima potenza. Però sempre dobbiamo colpirla alta, ragazzi, perché il suo punto dolce è spostato sempre in alto. Quindi non parliamo di una potenza centrale, ma verso l'alto, costruita apposta per Paquito. Vamos! Allora, quando vado a fare il blocco con questa palla non sento nessuna vibrazione, mi fa bloccare molto molto bene, devo dire che è una palla azzeccatissima, ottima da bloccheo. Allora, mi fa fare un ottimo remato, un'ottima piegata, veramente buona per potenza, buona per quello che riguarda l'impatto sulla palla. Certamente non posso impattare la palla al centro, devo impattarla sempre alta. Questa è la caratteristica di questa H04. Comunque, come commento finale, devo dire che è una pala adatta a tutti quelli che sono da intermedio avanzato in su, quindi fino all'esperto, fino al professionista. Ed è un'ottima pala, versatile su tutti i fronti. Se devo trovare un piccolo difetto a questa pala, perché mi dà tanto comfort di gioco, mi dà un'ottima potenza, mi dà degli ottimi tagli, se devo trovare un piccolo neo a questa pala è il punto dolce, che non è così ampissimo. Mi sembra che la H04 del 2024 avesse un punto dolce un pochino più ampio, quindi questo forse è quello che, però è ben equilibrata. Questa tecnologia tricarbon che monta sui piatti mi dà veramente il massimo del comfort e della potenza. All'inizio mi dà un impatto non un pochino strano, ma poi con l'andare del tempo giocando veramente mi ha dato del comfort notevole di gioco. Ragazzi, eravamo a Pro Padel Academy, sempre sede dove c'è lo shop di padel a Roma. Mi trovate ogni giorno qua, quindi se volete venire a prendere un caffè, provare tutte le pale che volete, che desiderate, venitemi a trovare, come sono venuti tanti follower anche da tante regioni d'Italia. Per cui vi aspetto qui al Pro Padel Academy per qualsiasi cosa, naturalmente 347-620-7531 il mio numero. Quindi per avere il miglior consiglio sulla pala, avere la migliore offerta di mercato, basta scrivermi su WhatsApp e io vi risponderò. Ciao a tutti ragazzi, alla prossima recensione, e questa era la H04 2025.